In un incontro partecipato lungo corso Vittorio Angelo Di Nardo ha presentato la sua candidatura per il centrodestra alle prossime elezioni comunali a Ortona del 12 giugno. Imprenditore, 34 anni, consigliere comunale uscente, ha spiegato i motivi della sua discesa in campo per aspirare alla carica di primo cittadino. Oggi presentiamo la mia candidatura a sindaco della città di Ortona, una candidatura che nasce dalla necessità di un profondo rinnovamento dell'amministrazione locale che ha deluso in questi 5 anni, e me l'hanno chiesto cittadini, imprenditori, coltivatori diretti, pensionati che sto incontrando in questi giorni e che mi chiedono di voltare pagina. Lei è stato consigliere comunale uscente. Sono stato consigliere comunale uscente e chi più di me, insomma, può testimoniare il fallimento di un'amministrazione che non è riuscita a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Noi abbiamo stretto un patto con la coalizione di centrodestra che sarà la vera alternativa a questa amministrazione. Coalizione di centrodestra, quali partiti se ci saranno liste civiche? Ci sono liste civiche, Ortona Sociale, Libertà e Bene Comune e Fratelli d'Italia e Lega. Qual è la priorità? Parlavo del patto per Ortona. Ortona è una città che ha degli asset di strategico interesse per la nazione e per la regione. L'ospedale, il porto, noi faremo degli incontri pubblici, parleremo di trasparenza, legalità, porteremo Ortona a tornare centrale in provincia e in regione. Beh, intanto l'obiettivo è andare al ballottaggio. Noi oggi stiamo stringendo un patto con i cittadini che saranno al centro del nostro progetto, quindi sarà con loro che stringeremo un patto per il ballottaggio. Cosa le chiedono i cittadini? I cittadini mi chiedono di voltare pagina perché questa amministrazione è rimasta ferma per 5 anni. Noi abbiamo assistito a chiusure di attività, a impoverimento, a disuguaglianze. Ortona è una città che è rimasta molto indietro e che deve tornare a correre. Qual è la sua prima ambizione per Ortona? La prima ambizione per Ortona è ridare, ripeto, la centralità con un progetto di più ampio respiro. Ortona oggi è una città che ha delle grandi difficoltà sull'agricoltura, ad esempio abbiamo avuto la perdita di una cantina sociale, c'è un ospedale che deve tornare ad essere il fiore all'occhiello della nostra comunità e soprattutto dobbiamo tornare a parlare di portualità che è il vero punto cardine della nostra comunità. E i suoi avversari? I nostri avversari saranno ovviamente Leo Castiglione come amministrazione uscente, ci sarà l'altro candidato sindaco, l'avvocato Ilario Cocciola, e un altro giovane avvocato che con la lista Ancora Italia si è candidato, quindi saremo in quattro a correre. Noi speriamo di ottenere la fiducia dei cittadini sui patti e i temi. Quanto alla decisione e al supporto di Forza Italia? Forza Italia ha fatto altre scelte, ha rappresentato le difficoltà nel mettere in piedi una lista, noi rispettiamo le volontà, li aspettiamo, ovviamente c'è tempo ancora prima di depositare e chiudere le liste con i programmi, quindi la porta è aperta ovviamente se ci dovessero essere dei ripensamenti.